Com'è andata la sanità, la salute, come ha funzionato la nostra salute nel 2015? Abbiamo cercato di sintetizzare in 10 notizie la cosiddetta top 10 dei fatti del 2015, secondo noi più importanti sulla sanità pubblica e sugli effetti di come ha funzionato la sanità sulla nostra salute. E per parlarne con noi a Quotidiano Medicina Adolfo Rocco, medico di medicina generale, vice segretario organizzativo della FIMG provincia di Salerno, la FIMG è la federazione italiana che riunisce i medici di medicina generale. Dunque, il 2015 si apre a gennaio con una notizia non piacevole per noi, ricordate, noi cittadini contribuenti, cioè l'aumento del 4% della spesa sanitaria per pagare i ticket dei farmaci a causa dei rincari di queste benedette addizionali regionali e comunali. Dottor Rocco, certe volte il cittadino non si rende conto che gli aumenti scattano perché poi il governo autorizza regioni, comuni ad aumentare l'imposizione tributaria e quindi il ticket sale. Certo, mi permetti di salutare e dare gli auguri di buon anno a lei e ai telespettatori di questa importante rubrica. Certamente lei mette il dito nella piaga perché purtroppo la spesa sanitaria è quella che è e alla fine, anche se apparentemente, lei dice bene, anche se apparentemente lo Stato dice, il governo centrale dice io non aumento niente, va tutto bene, tutto come prima, poi alle regioni fa mancare l'ossigeno e quindi si vedono le regioni costrette a mettere dei balzelli. E lei pensi, quando si va in farmacia c'è il ticket, noi abbiamo il ticket sulla ricetta, il ticket e ulteriore ticket perché se non prendi il farmaco generico c'è la differenza tra il farmaco generico e il farmaco brand, per cui chiaramente nelle tasche del cittadino la sanità e il curarsi oggi pesa e non poco. È diventato un problema, più 66% l'anno scorso. Più 66%. La spesa certamente degli italiani sui farmaci. La spesa molto alta, anche perché al di là di questo c'è stata tutta una vasta gamma di farmaci, quelli di fascia C per intenderci, dove il cittadino deve se vuol curare la tosse, disturbi epatici, disturbi gastrointestinali, infezioni genitali o vaginali, per le donne deve comunque mettere mano alla tasca. Sì. Certamente c'è bisogno di correttivi, certamente c'è bisogno di centralizzare il problema maggiormente. Io direi, la mia meraviglia è una, ebbene, lo Stato ha le farmacie pubbliche nei distretti, negli ospedali che dispensano i farmaci, perché non potenziare, soprattutto per i farmaci ad alto costo, perché non potenziare questo dispensare i farmaci? Ecco, abbiamo altre 9 notizie, dobbiamo essere un po' più veloci in questa specie di carrellata sui fatti più importanti dell'anno scorso. Siamo a febbraio del 2015 e già si erano avute le avvisaglie l'anno precedente, ma dottor Rocco, il 2014-2015 segna l'inizio del crollo delle vaccinazioni dei bambini e l'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, richiama l'Italia. Ma questa è una notizia dolorosa, dolorosa per me che sono igienista e che rivela quanto i mass media non hanno contribuito a far capire che col vaccino il bambino cresce bene, perché questi dati si riferiscono soprattutto alle vaccinazioni dei primi 2 anni. Col vaccino cresce bene, col vaccino si allontanano le epidemie, col vaccino si allontanano gli effetti collaterali e soprattutto in taluni casi, vedi morbillo eccetera, c'è pericolose encefaliti che possono portare a morte. Sì. Una demonizzazione, vero? C'è una demonizzazione, io mi permetto di, ho visto ultimamente il film di Zalone, Quo Vado, c'è una bellissima scena, immagine di un'Africa che ha bisogno di vaccini, che chiede vaccini e noi che li abbiamo a prezzi gratuiti ci facciamo molte volte, certamente la gente si fa molte volte influenzare da delle campagne che partono e hanno degli obiettivi diversi. Sì. Ecco, qui vediamo sempre delle immagini che ci fa vedere dalla regia Mario Argentino. Siamo tra marzo ed aprile dell'anno scorso e la Procura di Torino
con il temutissimo sostituto procuratore Guariniello, indaga sui costi del Sofosbuvir, il super farmaco contro l'epatite C. Pensate, 40.000 euro a persona, e dottor Rocco, sono in 50.000 ad attenderlo con il fiato sospeso, perché l'epatite C è una malattia temibilissima del fegato. Purtroppo la ricerca e i nuovi farmaci hanno un costo, per cui più che scandalizzarsi per l'alto prezzo, chiaramente il governo centrale deve impegnarsi a far arrivare ai pazienti che ne hanno diritto questo farmaco. Non è possibile fare a chi figli e a chi figliastri. Quali è la metodologia? A chi curare? Qualcuno mi dice dare la prevalenza ai giovani. No, se un farmaco c'è e ha la sua efficacia, bisogna fare in modo di curarlo. Allora questo è un farmaco che andrebbe dato alla distribuzione da parte delle strutture pubbliche. Siamo al 30 aprile, andiamo avanti, siamo ad aprile del 2015, tutti i giornali, tutti i media aprono con un titolo che fa tremare i palazzi sanitari, perché il ministro Lorenzin a marzo 2015, ad aprile 2015, annuncia una rivoluzione per i manager sanitari che devono andare a casa se non sanno gestire, se c'è mala gestione. E poi c'è il concorso e l'elenco nazionale dei manager. Basta con l'ingerenza politica. Un altro là che fa sorridere, dottor Rocco, perché non solo per il pulpito da cui viene la predica, ma perché insomma il ministro Lorenzin è frutto anch'esso della politica, ma perché non è mica cambiato qualcosa, non ci sembra. Tutto nella sanità oggi dipende dalla politica, dalla regione e dal suo governatore. Io penso che certamente non vedo negativamente la proposta. Anche perché scegliere non politicamente, ma dall'elenco di chi meritocraticamente ha titoli per esserci in graduatoria è un fatto positivo che interesserà, secondo il decreto, anche il direttore amministrativo e sanitario. Ma il vero problema, il vero nodo è che gli operatori sanitari devono riprendere in mano le sorti dell'assistenza, non devono avere un ruolo marginale ed essere comandati dal politico di turno. Ma secondo lei, secondo il suo osservatorio, il manager deve essere un medico? E c'è una questione su questa, due correnti di pensiero. Ma il medico certamente ha conoscenza dei problemi sanitari in maniera molto compiuta, però oggi al manager si richiedono delle qualità di tipo diverse, qualità che non solo organizzative, ma qualità anche finanziarie, di mettere a posto i conti, di rispettare i LEA, i livelli essenziali di assistenza, per cui non è compito semplice. Ed io ritengo che con questa spada di Damocle devi tenere i conti in regola, devi far rispettare i LEA, e certamente con questa spada di Damocle questa riforma ha dei punti un poco discutibili. Sì. È una questione che resta aperta, perché si discute, si polemizza proprio su questo ruolo eccessivamente aziendalistico del manager e della sanità, per cui la sanità, la salute del cittadino è diventato un fatto di numeri. Si è perso di vista il malato. Al centro non è il malato, ma l'azienda. Certo, purtroppo. Sì. Dunque, continuiamo questa carrellata sulle notizie più importanti nella sanità e nella salute del 2015. Siamo a giugno e la Cassazione boccia senza appello il metodo Stamina. Vi ricordate? Un trattamento basato sulla conversione di cellule staminali, mesenchimali, in neuroni. Il metodo Vannoni, ricordate, rivolto alle malattie neurodegenerative. Sotto la spinta della piazza, il ministro Lorenzin, una sperimentazione coordinata dal professor Veronesi, che, dottor Rocco, trovò il metodo privo di efficacia e di verità terapeutica, un po' una vicenda simile a quella di Bonifacio e di Bella. Certo, di fronte a certe patologie e di fronte a prospettive di superare certe patologie, ognuno tende alla sua strada.
Questa è un'altra strada che forse ha mancato dei crismi della legalità, per certi versi, secondo quanto dice la Cassazione, ma è stata affidata alla sperimentazione a famiglie che a un certo punto trovavano attraverso questo metodo stamina una speranza, una sì. via nuova. Certamente bisogna non criminalizzare, secondo me, chi ha queste intuizioni, ma sì. il governo dovrebbe aiutare a dare delle risposte perché il problema è aperto. La scienza non ha perdonato a Vannoni di non essere un medico, ma di essere un sociologo, un esperto di mass media. Ma assolutamente, io penso che ognuno deve dare il proprio contributo da qualsiasi angolo venga. Sì. Va sperimentato, sperimentato, con freddezza. Va aiutata la sì, sperimentazione, sì, anche certo. perché sono risposte che vengono date ai cittadini che soffrono. Sì. E siamo alla un'altra tappa di questa top 10 del 2015, guerra agli esami diagnostici e di laboratorio superflui. Ed allora il ministro Lorenzini, siamo a luglio 2015, annuncia nel decreto legge sugli enti locali una norma che riduce gli esami inutili che costano 13 miliardi di euro alla collettività. Anzi, dottor Rocco, giù con le multe ai medici che prescrivono troppo. Questa è una cosa che ha fatto un po' certo. una delle spine dei medici di famiglia. Certo, è una spina importante, anche perché o questo governo o noi siamo con persone che vogliono una collaborazione e siamo pronti a darle. Siamo d'accordo che bisogna evitare gli sprechi, siamo in prima fila per questo. Però nel momento in cui ti senti criminalizzato perché c'è un paziente a cui devi dire il colesterolo te l'ho segnato l'altro giorno, non te lo posso segnare che dopo 5 anni, per me questo è una cosa che esce fuori dai canoni della normalità. Il governo deve farci capire se vuole andare verso una scelta privatistica. Sì. Sì, diciamo che si taglia troppo, si tende a tagliare troppo e quindi di conseguenza si fanno anche, come dire, errori del genere. Errori del genere. Io capisco che dietro ci può essere anche la medicina difensiva. Sì, esatto. Cioè, perché prescrivo di più prescrivo per ripararmi da eventuali contestazioni, denunce, eccetera, eccetera. Sì. Ma il problema è un altro, bisogna ricercare un equilibrio per risolvere il problema. L'equilibrio è il raccordo con l'utenza e certamente nel rispetto di quello che è il diritto. Se un paziente ha diritto deve fare quanto sì. è giusto che il medico senta che deve fare. Invece noi abbiamo, mi permetta una piccola parentesi, sì. noi medici di famiglia abbiamo delle limitazioni nel scrivere gli esami ad alto costo, abbiamo bisogno dell'imprimatur dello specialista e quindi si accavalla altra burocrazia. C'è una burocrazia soffocante. È soffocante, tranne nei casi, TAC, risonanza, sì. mi riferisco, nei casi di tumore o nei casi di traumi, poi per il resto tutto viene affidato agli specialisti, i quali gli specialisti hanno delle lunghe code, per cui il problema diventa sì. annoso, spinoso e soprattutto non risolve i reali problemi dell'utenza, che sono quelli di avere un'assistenza compiuta. Sì. Guerra anche al fumo, perché siamo al 12 ottobre 2015, il Consiglio dei Ministri, recependo una direttiva europea, approva un decreto che dispone immagini shock sui pacchetti di sigarette e, dottor Rocco, stop al fumo in auto quando ci sono i bambini. Beh, questo certamente non bisogna fumare e noi medici dobbiamo essere in prima linea per aiutare il paziente a non fumare, ma anche lo Stato ci deve venire conto, perché non dimentichiamoci che lo Stato guadagna molto dal fumo, sì. per cui io ti blocco perché in macchina, fermo la macchina, cioè, certamente ci sono delle regole che bisogna rispettare, è giusto sollecitare a un impegno maggiore chi fuma nel rispetto di chi non fuma. Però diciamo che il gap maggiore viene da una maggiore diffusione che non c'è della cultura del non fumo, sì. per cui bisogna sviluppare seminari nelle aziende pubbliche, negli opifici, parlare un poco di più, far capire che il fumo è danno. Sì.
Sì, certamente, diciamo che il fumo per gli adulti è diminuito, però gli adulti che non fumano sono sostituiti dai giovani e quindi non c'è, sono sempre milioni i fumatori. E se mi permette, è la donna che, fuma. Ha preso il fumo come una conquista, mentre in realtà non solo, non è ma una è anche la più ostica è a la rinunciare. Più ostica. Tant'è che, ripeto, io nel rapporto dei pazienti a cui sono riuscito a togliere la sigaretta, il rapporto è 10 a 1. Per 10 maschi c'è una donna che non fuma. Sì. Ed esattamente un mese dopo, siamo a novembre 2015, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, diffonde il rapporto sul diabete con numeri impressionanti, perché sono 5 milioni di morti all'anno. Dottor Rocco, più dell'AIDS, malaria e tubercolosi messi insieme. Certo, è una grande piaga, ma è un po' la malattia del benessere, sì. Perché viviamo una civiltà opulenta dove questo è Natale, questo è Capodanno, poi c'è la festa di San Valentino, poi c'è l'occasione dei compleanni, insomma ci si ferma un poco troppo spesso a tavola, sì. Con i risultati che chiaramente chi ha una predisposizione compie il diabete, sì. In pieno, e certamente c'è bisogno di una maggiore cultura della palestra, c'è una maggiore cultura del camminare a piedi, le città andrebbe, e si inserisce anche in una problematica attuale, quello dello smog, sì. Andrebbero chiuse al traffico, ma non in maniera 2 giorni, 3 giorni, no, i centri storici vanno rispettati, in maniera drastica, sì. va chiuso, sì. Per evitare lo smog, ma per invogliare la gente a usare più le gambe, certo. Camminare. Bruciare calorie, bruciare zuccheri. Bene, siamo sempre a novembre 2015 ed entrano in vigore le norme europee sull'orario di lavoro, ricordate, del personale sanitario, medici ed infermieri, norme vecchie di anni ma mai applicate nei nostri ospedali, dove lo straordinario invece era la parola d'ordine. I riposi invece, dice l'Europa, vanno garantiti. E di lì, dottor Rocco, allarmi, crisi, caos nelle regioni, specie in Campania, Lazio e nelle regioni dove c'è il piano di rientro, non c'è turnover, non si può assumere neanche una babysitter. Ahimè, è una norma che è caduta, tutta sulla nostra regione in particolare, regione che è commissariata, sì. E che ha fatto sì che saltassero gli schemi organizzativi delle varie strutture ospedaliere. Certamente è giusto concedere il riposo perché 48 ore sono sufficienti e necessarie, però oltre si va verso la mancanza di una tenuta psicofisica, per cui il medico che lavora, il medico, l'operatore sanitario non può essere presente oltre. Però resta il problema che le regioni devono fare di modo da riempire i buchi degli organici, sì. Perché non è possibile che, io vorrei citare, perché ci sono stato da vicino, la sanità in Toscana, sì. 8 anni fa aveva previsto una riorganizzazione. In Campania la riorganizzazione ci è caduta sulle spalle perché i medici, gli operatori sanitari sono andati in pensione, sono 16.000 nell'arco di 3 anni, sono andati in pensione senza essere stati sostituiti. Sì. Per cui è una sanità non organizzata, non, sì. Scelta, che ha bisogno di essere rinnovata. Di essere rinnovata soprattutto nelle zone più nevralgiche, mi, sì. Riferisco all'emergenza, mi, sì, riferisco, certo. All'urgenza che va potenziata, mi riferisco ai servizi, alla radiologia, sì. I laboratori di analisi hanno bisogno di essere rimpinguati di personale. Sì. E siamo alla fine di questa cavalcata sull'onda dei mesi dell'anno che è passato, per ricordare gli avvenimenti secondo noi più importanti del 2015 su sanità e salute. E, dottor Rocco, storia recente, perché il 16 dicembre i medici incrociano le braccia per uno sciopero generale di 24 ore. L'adesione, secondo i sindacati, è al 75%. Sì, noi siamo contenti dell'adesione, ma al di là della partecipazione e dell'aver creato proselitismo, resta un problema. Se si vuole superare limiti che le regioni hanno, bisogna discutere, sì. Bisogna trovare insieme la giusta dritta. Non è possibile fare decreti quotidiani e soprattutto non è possibile
che il medico viene minacciato, viene sanzionato e viene utilizzato. Noi siamo dei liberi professionisti, non siamo dei dipendenti, dobbiamo essere rispettati per il nostro ruolo, dobbiamo certamente, noi per quanto riguarda l'appropriatezza la sposiamo, per quanto riguarda la giusta cura la sposiamo questa battaglia, però via queste ingiunzioni, dobbiamo essere sereni nella nostra attività e cercare di dare ai pazienti tutto quello che è legittimo dare.